Ciao a tutti, io sono Manuel Cavalieri, preparatore atletico e personal trainer specializzato in trail e ultra trail. Scusatemi la faccia, oggi un po' sbattuta, ma è dalle 7 di ieri mattina che sono in piedi, ora sono le 15:25 e anche questo fa parte dell'allenamento, visto che dovrò andare a fare una gara che mi terrà impegnato per più di 24 ore tra spostamenti, gara e organizzazione in generale, quindi ho voluto provare a vedere come risponde il mio fisico con tante ore sveglio. Ho provato un po' gli integratori a vedere come reagiscono sul sonno, sulla veglia. Sono integratori naturali, caffeina, tirosina, acido alfa lipoico. Oddio, sto perdendo un po' la lucidità. Queste sono le ore di sonno che mancano. Comunque, di cosa volevo parlarvi oggi? Volevo parlarvi di come regolare l'intensità dell'allenamento. Sento spesso parlare dell'utilizzo di vari metodi che riguardano la frequenza cardiaca, il ritmo al chilometro, l'intensità percepita, il famoso RPE, ma anche i watt e il tempo di allenamento, il tempo inteso come tempo trascorso. Non ritengo ci sia un unico metodo che possa andare bene per tutto. La frequenza cardiaca, come il tempo a chilometro, possono andare bene per alcuni allenamenti e per altri meno. Ad esempio, nel trail, un allenamento lungo di trail non è pensabile di poterlo impostare su un ritmo a chilometro, se non a un ritmo a chilometro medio su un percorso conosciuto, perché il trail ha una variabilità di percorso molto ampia, che può andare da salite molto ripide a discese tecniche e con fondi più o meno difficili, come può essere la differenza tra una strada bianca e un fondo fangoso. Quindi definire un allenamento sul ritmo a chilometro in un trail è poco utile, poco perseguibile. Come utilizzare questi strumenti di misurazione per l'allenamento? Allora, come vi ho detto prima, non c'è un metodo unico che si può utilizzare, ma ci sono vari metodi in funzione dell'allenamento. Si utilizzerà un metodo per le ripetute in piano, un altro per le ripetute in salite, e un altro per la corsa continua, un altro per la corsa progressiva e un altro, come vi dicevo prima, per l'allenamento trail. Ma vediamo quali sono quelli che possono essere i metodi migliori per andare ad impostare l'intensità, per monitorare l'intensità dell'allenamento. Allora, per ripetute in piano, io utilizzo prevalentemente il ritmo al chilometro e l'RPE, perché il ritmo a chilometro è un valore facilmente misurabile tramite l'utilizzo di un moderno GPS. Si possono anche impostare le allarmistiche sul pacing, quindi è facile riuscire a monitorare la velocità, e anche senza dover guardare per forza il cronometro. Quindi il ritmo a chilometro è lo strumento, è l'indicatore maggiormente utilizzabile, più facilmente utilizzabile per il runner. Anche l'RPE è uno strumento valido. L'RPE che cos'è? È l'intensità dello sforzo percepito, che può essere ad esempio, che va da 1 a 10, un 3, 4 può essere l'intensità che si ha in zona
in zona 2 della frequenza cardiaca, ossia un allenamento a bassa intensità, non faticoso, dove c'è la possibilità di poter parlare con un compagno di corsa. Siamo attorno al 70% della frequenza cardiaca massima. È un ritmo di recupero, quello che si può fare in un recupero, ad esempio, tra una ripetuta e l'altra. Invece, se si vanno a fare ripetute su 200 metri, che magari andremo ad utilizzare un RPE 9, è un RPE submassimale, molto vicino al massimale, che significa che andremo a fare quelle ripetute ad un'intensità quasi massima. Non si va a impostare il tempo a chilometro, anche perché lo spazio in cui si vanno a fare le ripetute è così breve che è difficile andare a verificare il tempo a chilometro. Si potrebbe utilizzare la distanza, si potrebbe andare ad utilizzare la distanza e il tempo per percorrerla, ma anche in questo caso servirebbe una pista o comunque un terreno in cui ci sia la possibilità di delimitare le distanze. Tramite l'utilizzo di un cronometro si riesce a valutare il tempo impiegato e quelli che sono i vincoli per riuscire a raggiungere l'obiettivo di tempo impostato all'allenamento. L'RPE invece risulta essere più agevole per il runner che si allena con il GPS, perché una volta impostato l'intervallo di distanza sullo sportwatch, l'atleta dopo la prima ripetuta, anche la seconda, riesce a capire, a percepire qual è lo sforzo che sta impiegando per compiere quella distanza, e da lì riesce a modulare quella che è l'intensità a seconda, ecco, dell'indice che gli è stato dato, massimale, submassimale o due punti sotto il massimale. L'RPE in questo caso su ripetute brevi diventa molto molto comodo e molto utile e agevole rispetto al ritmo a chilometro. E sulle ripetute in salita invece abbiamo più elementi che possono essere presi in considerazione. Abbiamo la frequenza cardiaca, sempre l'RPE di cui abbiamo appena parlato, e il tempo impiegato. E diciamo che la frequenza il tempo può essere anche una costante. Io lo utilizzo molto come parametro costante di riferimento per le ripetute in salite, e vado a modulare poi l'intensità sulla frequenza cardiaca o l'RPE. Ad esempio, visto che le ripetute in salita possono essere variabili come percentuale di dipendenza, ognuno ha le sue, ognuno ha le sue caratteristiche morfologiche del paesaggio che c'ha attorno. Quindi c'è chi è più fortunato, ha lunghe salite attorno al 10% della pendenza, c'è chi è meno fortunato che magari ha solo il cavalcavia, e quindi andare a dare una distanza come riferimento diventa pressoché poco agevole per chi poi non ha a disposizione le condizioni ideali. Quindi utilizzo il tempo di riferimento, ad esempio un 10 minuti. In questi 10 minuti magari do come riferimento comunque la pendenza, e su questa pendenza do come riferimento l'intensità a tenere. L'intensità che può essere in base sia alla frequenza cardiaca massima, cioè come percentuale, sia come l'RPE. Dipende sempre dal tipo di ripetuta. Su una ripetuta lunga utilizzerò i valori di frequenza cardiaca, perché permette di avere un controllo più agevole
e preciso di quello che è l'intensità. Per ripetute molto brevi, che possono andare ad esempio sui 200 metri, sul minuto, sul minuto e mezzo, invece vado a utilizzare l'RPE perché intanto la frequenza cardiaca sale in ritardo rispetto a quello che è lo sforzo impiegato nell'esercizio, quindi la frequenza cardiaca può essere poco adatta nel monitorare una salita di un minuto o due minuti. Invece l'RPE, essendo lo sforzo percepito, è qualcosa che si inizia a sentire subito nei primi 20 metri e permette di essere regolata con più precisione da parte dell'atleta. Invece, per quanto riguarda la corsa continua che si differenzia in collinare, fondo lento e fondo medio, corsa media, e andiamo anche qui a utilizzare, come nelle ripetute in piano, il ritmo a chilometro, andiamo a utilizzare anche la frequenza cardiaca, andiamo anche ad introdurre un altro parametro interessante che è molto conosciuto dai ciclisti, meno da i podisti, ossia la misurazione dei watt. Il ritmo a chilometro lo conosciamo tutti, soprattutto per chi viene dalle corse su strada in piano, è il ritmo di riferimento con cui andiamo a definire la velocità con cui andiamo a correre un fondo lungo o un 10 km, dove andiamo ad impostare anche sul nostro smartwatch appunto il ritmo, che risulterà semplice mantenere. La frequenza cardiaca invece la possiamo utilizzare anche questa nella corsa continua. La frequenza cardiaca non è sempre collegata alla frequenza cardiaca percentuale, al ritmo a chilometro, perché varia in base a diverse condizioni, può variare in base al fondo, può variare in base alle condizioni atmosferiche, può variare in base allo stress. Utilizzo entrambe a seconda della situazione. Si viene da una settimana intensa di allenamento molto molto duro, di solito do come riferimento una frequenza cardiaca, ma anche nell'allenamento rigenerante o nell'allenamento lipidico non do mai un passo al chilometro, ma do la percentuale della frequenza cardiaca da tenere, perché ad esempio alla mattina un lipidico a digiuno, c'è chi si trova a correre al 70% della frequenza, chi non è abituato a correre la mattina magari si trova al 70-75% con un 10, anche 15 o 20 secondi a chilometro più lento rispetto a fare la stessa corsa alla sera o nel pomeriggio, proprio per il maggior affaticamento fisiologico che hanno certe persone nel fare un certo tipo di corsa alla mattina appena svegli. Quindi andare a dare un ritmo a chilometro può essere controproducente, perché quello che può essere un fondo lento, magari la pompa cardiaca non lo interpreta allo stesso modo, andando a portare il battito sopra l'80% e lì si vanno a
perdere i benefici di quello che è un allenamento rigenerante o un allenamento lipolitico. I watt invece, i watt, come vi dicevo, derivano dall'esperienza del ciclismo. I ciclisti usano molto questa unità di misura per monitorare l'intensità dell'allenamento. Loro lo utilizzano proprio misurando la spinta dei piedi sui pedali. Noi invece abbiamo vari mezzi. Quelli più semplici sono l'utilizzo di accelerometri collegati al GPS, come può essere Strid o come può essere il misuratore Garmin che è collegato alla fascia cardio, quelle nuove di ultima generazione, oppure al pod, quello che è nuovo che si mette sulla cintura in vita. Anche Polar ha un suo misuratore di potenza che va a fare le misurazioni tramite lo smartwatch. Poi ci sono sistemi molto più complicati che hanno dei sensori all'interno delle solette, delle scarpe che vanno a fare più o meno lo stesso lavoro che fa il misuratore di potenza della bici. Come funzionano questi strumenti? Vanno a verificare la spinta che si dà in orizzontale, più che vanno a misurare il vettore risultante dalla spinta in orizzontale e in verticale, andando a misurare l'accelerazione, confrontandole, calcolandole insieme al peso dell'atleta, insieme alla variazione di altitudine che può essere sia barometrica che tramite il rilevamento GPS. Alcuni molto evoluti vanno a controllare anche le condizioni meteo, ossia se si è contro vento o a favore, e in base a tutti questi parametri riescono a calcolare la potenza impiegata per fare una certa azione di corsa. Diciamo che la misurazione dei watt sono utili in quei percorsi collinari dove si mantiene una potenza media misurata tra salita e discesa, dove ad esempio un 300 watt in salita, se a parità di watt tra salita e discesa, in discesa si dovrà andare molto più veloce rispetto alla salita. Molto comodo per riuscire a mantenere un'intensità costante nell'allenamento e nelle gare, soprattutto per riuscire a dosare bene il recupero, riuscire a dosare bene la spinta. Non è un sistema molto conosciuto e quindi non è adatto a tutti, non è neanche adatto spesso all'atleta più evoluto perché ha bisogno di una gestione, di un supporto tecnico avanzato. La misurazione in watt dell'allenamento non è molto agevole. Io ho provato a usarla per molti mesi per studiarla, però alla fine sono sempre tornato su le misurazioni tradizionali come la frequenza cardiaca e il ritmo al chilometro e l'RPE. La corsa progressiva è un altro tipo di allenamento che può essere misurato tramite questi sistemi. Io sulla corsa progressiva preferisco usare sempre il ritmo a chilometro. Il ritmo a chilometro perché mi permette di dare dei riferimenti misurabili, costanti e progressivi in quello che è l'allenamento. Non è possibile utilizzare, sì, è possibile utilizzare per i principianti la frequenza cardiaca, ma il ritmo a chilometro poi diventa lo strumento migliore
per avere uno stimolo allenante adeguato. Nelle ultime fasi della progressione utilizzo anche l'RPE perché permette di arrivare magari a spingere negli ultimi chilometri, nelle ultime fasi, con la piena potenzialità dell'atleta che ha nelle gambe, che può essere più o meno collegata al ritmo. Quello dipende sempre da quello che dicevo prima, da quelle che sono le condizioni dell'atleta in quel momento. Nel trail, come dicevo all'inizio, si tratta di un allenamento che non è costante, perché viene fatto su terreni diversi, con salite, discese, fango, ghiaia, terreni non sempre corribili, via dicendo. Quindi anche qui non si può utilizzare il ritmo a chilometro per dare delle indicazioni utili a chi si sta allenando. Io utilizzo in maggior misura la frequenza cardiaca, andando a dare anche indicazioni nei momenti di variazione di ritmo. Nelle variazioni di ritmo utilizzo anche l'RPE, perché può essere utile anche per un certo tipo di lavoro, un certo tipo di allenamenti, e dare come riferimento all'atleta l'intensità percepita, sia per quanto riguarda gli intervalli nella parte di alta intensità, sia in quelli di bassa intensità. Ho usato più volte i watt, che si sono rivelati interessanti, però come ho ripetuto prima, non molto agevoli nel monitoraggio dell'intensità dello sforzo. Quindi, come riassumendo, non c'è un modo unico che può andare bene per tutti gli allenamenti, per andare a impostare quello che è l'intensità e i parametri allenanti. I parametri allenanti dipendono da tanti fattori, dal tipo di lavoro che si sta facendo, dipendono da la persona che si sta allenando, dipendono da quella che è anche l'attitudine a lavorare con un certo tipo di strumenti da parte della persona. Chi arriverà dalla strada e dalla corsa su strada si troverà molto bene a continuare a lavorare con il ritmo a chilometro. Chi si viene dal trail conoscerà meglio impostazioni come possono essere l'RPE e la frequenza cardiaca. Andando a mescolare tutti questi parametri, si riescono a dare all'atleta delle impostazioni, delle indicazioni che possono di certo agevolarlo nello svolgimento del suo allenamento, e nel monitoraggio e nel miglioramento delle prestazioni. Bene, per questa puntata è tutto, vi ringrazio per avermi seguito. Se avete domande potete scrivere nei commenti, mi trovate anche sul mio blog myroadtoutmb.com, mi trovate su Facebook, su Instagram, e se il video vi è piaciuto mettete un like e ci sentiamo alla prossima, ciao!